Oltre 11.000 reperti archeologici provento di scavi clandestini sono stati sequestrati da carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Palermo in collaborazione con la sezione di Siracusa e la compagnia di Santo Stefano di Camastra. Erano in due diverse abitazioni, a Caronia e a Siracusa, riconducibile alla stessa persona che è stata denunciata per ricerche archeologiche non autorizzate e impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, reati previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli oltre 11.000 reperti archeologici sono costituiti da lucerne, pesi da telaio, testine, oscilla, tessere di mosaico, elementi in pasta vitrea, elementi in bronzo, frammenti ceramici risalenti a varie epoche, corredati da pizzini con l'indicazione dei siti archeologici siciliani di provenienza, tra cui Imera, Morgantina e Megara Iblea. L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Patti ed era stata avviata dopo una segnalazione pervenuta alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina su scavi clandestini avvenuti nell'area archeologica di Aleessa Arconidea nel territorio di Tusa, in provincia di Messina, sito risalente al 403 a.C.